Ciao ragazzi, allora siamo di nuovo arrivati a domenica qui, deve ancora alzarsi l'alba, infatti questo litorale meraviglioso che vi voglio far vedere è praticamente deserto, mentre fra un po' inizieranno ad arrivare le persone, perché alla domenica specialmente gli indiani vengono su questo litorale. In questo momento vedete a vista d'occhio ci sono solo io, i cani e un po' di pescatori. Allora colgo l'occasione di questo momento di tranquillità per condividere con voi una riflessione. Vedo in lontananza che sta arrivando una persona, quindi fortunatamente non sono solo, almeno uno c'è, perché quando sono da solo, e mi capita spesso all'alba, i cani mi creano molti più problemi. Però in tutti questi giorni ho imparato ormai a muovermi, ho imparato le zone dove posso entrare, quelle che non posso entrare, ho imparato tante cose che mi hanno insegnato i cani, mi ha insegnato questo oceano, mi ha insegnato la foresta. Tornerò a casa veramente molto arricchito di questa esperienza straordinaria, e vi dico, anche se non si possono mai fare grandi programmi per il futuro, qua gli indiani dicono, ma questo lo sapevo già prima di venire, è una frase storica: vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. E credo che sia una grande verità, specialmente applicabile in questa realtà molto particolare. Però farò il possibile per ritornare, perché ormai si sta per concludere, massimo 10 giorni, 15 giorni, e poi rientrerò al mio tran tran quotidiano. Quindi mi sto godendo fino all'ultimo questa esperienza. Allora, quello che vi voglio parlare oggi è, chi mi ha seguito in questi giorni, in questo progetto che ci eravamo fatti come Dogar and Children, di poter in qualche modo aiutare i bambini, continuerà, ma continuerà in un'altra forma. Questo è solo stato un inizio, è stata un'emergenza che io ho sentito, ho cercato di coinvolgere chi mi è più vicino, chi mi vuole bene, chi mi segue da tanti anni, chi mi stima, chi mi rispetta, e con grande soddisfazione ho avuto questo immediato riscontro. Però Dogar and Children ha dei progetti, diciamo, ha dei programmi decisamente più ambiziosi, che poi chi mi seguirà avrà modo di capire nel tempo. Allora, mentre da un lato c'è stata molto entusiasmo per questa cosa che noi abbiamo fatto, dall'altra mi sono arrivati dei commenti. Lo avverto, perché ormai ho imparato a conoscere i social, c'è un po' di avversità nei confronti di questa mia iniziativa Dogar and Children, perché dietro la frase "i cani non sono bambini", molti vogliono a tutti i costi dare questa interpretazione di comodo, tanto per in qualche modo distruggere queste mie buone intenzioni, che se i cani non sono bambini significa che noi non dobbiamo trattare bene i cani. Allora io in questi minuti vi vorrei dire rapidamente qual è la grande differenza fra amare i cani come dei figli e trattarli come dei figli. Amare i cani come dei figli entra e fa parte di questo progetto Dogar and Children, che è, diciamo, in modo paritetico sia a vantaggio dei cani che dei bambini. Trattare i cani come dei bambini ha un doppio svantaggio: lo svantaggio che voi portate all'animale che detenete, e lo svantaggio che spesso, siccome cadete in tranello, in trappola di chi se ne approfitta di questo vostro modo, diciamo, un po' distorto di interpretare la realtà, per tutta una serie di motivi, a volte andate a buttare via un sacco di soldi che non sarebbe il caso. Bene, questa differenza sta in quella che vorrei sollecitare con questo filmato, la vostra riflessione. Allora, partiamo dal presupposto che noi vogliamo tutti, io l'ho sempre fatto, amare i nostri cani come fossero dei figli. Vediamo chi è il padre, chi è la madre che ama realmente il figlio. Amare un figlio non significa sicuramente impossessarsene,
e decidere per il suo futuro. Non vuol dire sicuramente farlo diventare ipocondriaco, citandogli tutte le malattie, portandolo continuamente dal dottore per scagionare qualsiasi possibilità. Non vuol dire impedirgli di uscire con i suoi amici, di farsi le sue esperienze. Non vuol dire cercare a tutti i costi di impedirgli di soffrire, per il fatto che la sofferenza lo farà crescere, prima o poi arriverà. Se noi gliela impediamo da figli, dopo lui non sarà in grado di affrontarla quando sarà adulto. A volte amare un figlio vuol dire magari fargli affrontare con la sua consapevolezza tutta una serie di difficoltà. Quindi amare i cani amare un figlio, vi volevo ancora dire, significa innanzitutto chiedersi: ma questo individuo, che è mio figlio, ma non perché è mio figlio, mi appartiene, quale ambizioni ha? Quali progetti ha per la sua vita? Qual è il modo con il quale lui si può esprimere? Qual è il cos'è ciò che lui vorrebbe dalla vita? Come posso renderlo felice? Come posso fare in modo che lui si senta veramente a suo agio? Quali sono le sue aspirazioni? Ecco, questo dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, anche da qualsiasi psicologo che si occupi appunto della psicologia dei bambini, se voi lo consulterete vi dirà questo: i famosi genitori che si sentono perfetti genitori perché sono sempre presenti, perché cercano di evitare tutte le difficoltà ai figli, perché cercano di dare ai figli ciò che secondo loro potrebbe a tutti i costi farli diventare felici, poi spesso si manifestano i peggiori genitori. Ma questo credo che la maggior parte delle persone che mi stanno ad ascoltare l'hanno già capito. Quindi amare un cane come un figlio, perché non ha nulla a che vedere come trattarlo come un figlio? Perché sarebbe come amare il nostro, diciamo, figlio e trattarlo come un cane. Quindi quello non avrebbe un minimo significato. Di conseguenza, amare un cane come fosse un figlio fa parte di questo progetto Dog Arena Children e significa cercare di sforzarsi sempre, innanzitutto di capire qual è la natura del cane che noi abbiamo adottato. I cani non sono tutti uguali, ma non solo perché si dividono per razza, si dividono per personalità, si dividono per esigenze, si dividono per caratteristiche, si dividono per cose che vogliono fare e cose che non amano fare, si dividono per modi in cui loro intendono interagire con noi o interagire con gli altri animali. Tutti aspetti che noi dobbiamo rispettare, come vi ho appena detto, che se noi amiamo un figlio dobbiamo rispettare in tutti i modi quelle che sono le sue aspirazioni, anche se spesso, per non dire sempre, non ci fanno comodo per nulla. Quasi sempre la nostra esperienza ci porta a pensare che cosa stanno facendo i figli in questo momento sia la peggior cosa che loro potrebbero fare. Però amare i figli significa, dal mio punto di vista, accettare queste loro decisioni, vedere che loro stanno percorrendo una strada senza fine, essere pronti eventualmente a soccorrerli qualora dovessero tornare a casa con le ferite di queste scelte sbagliate, ma limitarsi a non far nulla di più. E semmai laggiù dove gli serve qualcosa per poter realizzare i suoi progetti, essere presenti. Che non significa assisterli sempre, che non significa dovergli evitare tutte quelle che sono le difficoltà nella vita. Bene, amare un cane come un figlio è senza dubbi una cosa molto simile, è quella di sforzarci a capire che cos'è che il cane ha bisogno per vivere in qualità di animale, quali sono solo delle nostre psicopatie che vogliamo riversare sul cane perché le nostre frustrazioni quotidiane ci portano a volere che il cane ci offra ciò che magari non ci offrono le persone, ciò che il cane non potrà mai offrirsi, ma specialmente capire quanto lui può soffrire per queste nuove pretese. Quindi attenzione a non confondere il mio progetto, perché si chiama Dog Arena Children, che io non sia d'accordo ad amare i cani come i figli, io non sono d'accordo a trattare i cani come i figli. Bene, vi ringrazio e vi auguro a tutti buona domenica.